Ciao ragazzi. Allora, ciao a tutti. Allora, come vi avevo promesso, spero che arrivate in tanti. Ho dovuto anticipare un po' io la diretta perché purtroppo non mi hanno fatto salire, mi hanno bloccato e non posso andare sulla gru e non posso raggiungere Marcello. Quindi ho chiamato Marcello, molto presto mi raggiungerà qui su questo molettone che praticamente, come vedete, vi faccio vedere, io sono arrivato fino a un piano della gru, ok? Non posso andare fino lassù, dove è lui. Lui è lassù, nella punta. Adesso urlerò, mi farò sentire e cercherò appunto di aspettare che scenda giù lui, così facciamo la diretta con lui. Molti di voi forse questa cosa la conosceranno già, la storia di Marcello Di Finizio. Io sono 7 mesi che conosco Marcello e lui è da 8 mesi che è su questa gru. 8 mesi che è su questa gru per protesta. Adesso vi faccio vedere che cosa ha scritto. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha neanche il diritto di lamentarsi. Bene. Questo perché? Perché la storia di Marcello potrebbe essere la storia di chiunque di noi. Cittadino, un imprenditore come me. Quindi 7 mesi fa, quando ho scoperto questa cosa, mi sono subito messo in contatto con lui e ho iniziato questa avventura insieme a lui. Naturalmente, voi sapete che io non amo fare tante dirette. Quando faccio le dirette è perché c'è qualcosa di molto importante, tipo l'ultima che vi ho fatto live era quando sono andato a Lampedusa, che volevo che c'era il discorso dei migranti fermi sulla nave e io vi avevo promesso che volevo andare a vedere cosa ci facevano gli allora pidioti sul discorso della nave, appunto, che era ferma con i migranti, e volevo capire con le mie orecchie, con i miei occhi, cosa veramente stava succedendo, se ci dicevano la verità, eccetera. Poi purtroppo io sono arrivato la sera prima, la mattina dopo alle 8 ho avuto la brutta notizia che era morto mio padre, quindi non ho potuto portare avanti quell'inchiesta e questa diretta, quindi sono tornato indietro. Diciamo che questa battaglia con Marcello è successa poco dopo questa storia di Lampedusa, e da allora io mi sono mosso per potergli dare una mano. Voi sapete che io non sono un attivista semplicemente locale, anche perché io sono parecchi anni che non faccio più attivismo sui meetup di Bologna, perché assolutamente non mi trovo con chi gestiva il meetup fino a ieri praticamente. In ogni caso ho sempre fatto l'attivismo in giro per l'Italia, facendo tutti i meetup magari che mi invitavano o dove mi trovavo, e soprattutto facendo piazze in varie parti d'Italia. Non so se voi qualcuno si ricorda di alcune mie live, una dei tour che facevo con Alessandro Di Battista in moto, quando abbiamo fatto il Tsunami Tour, quando abbiamo fatto il referendum tour, insomma dalla Sicilia alla Lombardia era la mia terra. Infatti a me questo discorso dell'attivismo locale mi fa un po' cagare. Secondo me il vero attivismo si fa quando un cittadino si mette a disposizione di altri cittadini, ma di altri cittadini che non devono essere solo della propria città, dovunque tu ti trovi. Ecco, io faccio questo. A me piace aiutare le persone, mi piace portare quelle che sono le mie esperienze e i miei aiuti a persone che come me sono in questo paese e che magari si trovano in maniera più sfortunata in situazioni in cui magari un domani potrei trovarmici anch'io. Io adesso provo a chiamare anche Marcello, vediamo se Marcello c'è. Se
se mi sbuca, perché gli avevo detto che l'avrei chiamato, ma aspettate un attimo, mi sposto così vi faccio vedere in che condizione vive questo ragazzo da 8 mesi e più, ripeto, non 8 ore o 8 giorni, 8 mesi. Aspettate un attimo che giro la telecamera, spero che mi sentiate. Marcello, aspettate che faccio lo zoom. Aspettate che faccio lo zoom, è andato via un attimo, abbiate pazienza che non riesco a beccarlo. Marcello? Marcello? Non so se lo vedete, sta scendendo, fa vedere, sì, sta scendendo, ecco, io giusto per farvi capire, ecco dove c'è la bandiera rossa, lui sta scendendo adesso, sta venendo giù, che mi ha visto arrivare, ecco, sono 70 metri di altezza, ecco, lui di giorno sta lassù. Adesso posso capovolgermi, aspetta che vi voglio far vedere la difficoltà anche che ha nel raggiungermi. A me non mi hanno fatto salire, purtroppo, o per fortuna, direi che, vedete la difficoltà che ha lui. Tenete conto che siamo a Trieste, sapete cos'è la bora di Trieste, sapete qui d'estate su questa gru completamente arrugginita, completamente abbandonata, e col freddo e la bora che c'è adesso a Trieste, io ho un freddo cane e sono praticamente a 60 metri sotto, e con la notte che va anche a meno 10 sopra. Aspettate che vediamo se riesco a inquadrarlo ancora. Cioè, perché c'è una difficoltà incredibile per dove stare anche in bilico. Tenete conto che lui è senza corde, senza niente, cioè lui è qui senza nessun tipo di supporto. Ditemi se lo vedete. Eccolo, eccolo qua, l'ho beccato. Eccolo lì, vedete? Sembra Spider-Man, invece è un essere umano che sta protestando da 8 mesi e mezzo. È un imprenditore a cui gli è stato portato via tutto a causa delle istituzioni di Trieste, che non hanno saputo gestire certe problematiche che naturalmente vi racconterà lui appena sarà giù. Adesso, intanto che lo lasciamo scendere giù, poverino, senza mettergli tanta fretta, intanto vi voglio far vedere la cabina. Sopra la cabina naturalmente è chiusa, lui sopra la cabina, adesso non gliela faccio vedere, l'avete vista però nella foto precedente che ho messo prima, nel video precedente, c'è una tenda di quelle PVC che si è creato lui per la notte, perché la notte è veramente incredibile, non c'è davvero da spiegare nulla, insomma avete visto la situazione qual è. Ecco, lui praticamente sono 8 mesi che vive qui, gli portano, la sua famiglia gli porta da mangiare dentro a un sacco che possono dare solo all'autorità del posto, che adesso vi faccio vedere, che tra l'altro, eccoli lì, non so se li vedete, ecco, questi signori sono stati messi da parte del
comune. Li avete visti? Aspettate che lo rimetto, eccolo lì, esatto. Sono lì e controllano che non succeda nulla, che non succeda nulla, perché sono 8 mesi che Marcello è stato graziato dal tempo, è stato graziato dalla fortuna, perché non è scivolato. Voi potete immaginarvi questa struttura completamente arrugginita, in disuso, dove per muoversi devi stare in bilico su dei tralicci di ferro e sono... Eccomi qua, ok, aspetta, ecco che è quasi arrivato giù, che ve lo faccio vedere. Ok, ci siamo, eccolo lì. Mi raggiungi qua? E vi dico che, diciamo che in 7 mesi, insomma, sono state fatte un po' di cose e grazie a 2 o 3 amici senatori e grazie al ministro Patuanelli, con cui siamo in contatto, e insomma qualcosa si sta facendo. Allora, un attimo, che finalmente è arrivato Spider-Man, che vi presento. Spider-Man. Eccolo qui. Allora, ciao, sono tutti. I miei amici, ciao. Lui è Marcello. Ciao a tutti, io sono Marcello Di Finizio, come vi avrà già detto Antonio, che ringrazio per essere venuto fin qua, è uno dei pochi che è riuscito a salire sul pontone Ursus, e non so se ve l'ha spiegato, questo pontone è presidiato H24 da delle guardie giurate, come potete vedere, e oltre che a delle videocamere di sorveglianza, per cui qui su questo pontone non si può salire, non si può scendere in nessun modo. Infatti io speravo di riuscire a salire, ma non mi hanno fatto salire, non ho potuto scendere lui, che non fa mai, tra l'altro, sì. Non fa mai, e gli stavo raccontando un pochettino la storia di questi 8 mesi, sì. In realtà io scendo fino a questa base qua, al pontone, per prendermi da mangiare, perché sennò ci sono delle persone che mi portano da mangiare. Aspetta, attraverso... Adesso glielo facciamo vedere, così capiscono anche la vita che fai. Allora, praticamente questo è il pontone, dove attraverso il cancello, che è chiuso da una catena, lì ci sono le guardie giurate che presidiano sia il pontone che il cancello, quindi nessuno può passare in nessun modo. Andiamo a fargli vedere dove ti portano e cosa. Poi loro vanno a prendere il cibo fino al cancello e poi io arrivo fino qui dove c'è questo zaino, vedete questo zaino, ci sono i miei viveri che io vengo a prendere e poi mi porto su. E questo insomma è quello che praticamente succede per quanto riguarda, per capire insomma come riesco, cioè, a queste le condizioni della ruggine. No, la gru è una vecchia gru dei primi del Novecento, per cui è un blocco di... Rimettiamoci di noi, ecco, andiamo al sole, perché vi garantisco che immaginatevi lassù a 70 metri che freddo che fa, che io qui c'è un freddo cane, ci mettiamo qui un attimo un po' al sole. Il problema di questa gru è che intanto io ovviamente sono all'agghiaccio 24 ore su 24 da 8 mesi, qui non c'è nessun tipo di riparo, ovviamente è una vecchia gru abbandonata e arrugginita, e quindi si vive in balia di tutte gli eventi atmosferici. Qua, a parte in questi ultimi giorni, che insomma il tempo mi sta anche abbastanza graziando, e sapete che Trieste è la città della bora, quindi qua il vento soffia veramente forte, e la cosa più preoccupante, la cosa più preoccupante qua su è più pericolosa, è il vento, perché poi ti arrivano refolate, ti strattona, rischi di cadere giù, e più di una volta sono rimasto appeso lassù per una mano nel vuoto. Sì, perché questo... cammina su dei tralicci, su dei tubi, su dei tralicci, cioè non ci sono dei pavimenti, ecco, quindi capite la difficoltà, oltre di essere così in alto, anche di stare in equilibrio su questa gru. Io adesso... Questo tanto per farvi per fare un'idea delle condizioni di vita, qua veramente si rischia la vita e comunque la salute la si rischia tutti i giorni.
perché comunque non c'è nessun tipo di riparo, lassù io ho semplicemente una tendina e un saccappello, punto e fine. Detto questo, l'importante è capire il senso di tutto questo, di questa battaglia estrema. Ho fatto leggere il tuo cartello Sì, all'inizio. sì. Perché io sono qui e perché sto manifestando in maniera così forte, così pericolosa? Perché quello che hanno fatto a me probabilmente è quello che stanno facendo a milioni di italiani, soltanto che io non me la metto in tasca, poi ormai abbiamo capito che qui non c'è più nessuno che ci difende, non ci sono forze dell'ordine, non ci sono tribunali, non ci sono sindacati e purtroppo, ahimè, non ci sono neppure più forze politiche che ci difendono. Abbiamo visto questa situazione per quanto mi riguarda, e adesso parlo a titolo personale, però credo che sia che potrei parlare veramente a nome di milioni di persone. E la causa è la gestione di queste scellerate direttive neoliberiste europee che hanno portato appunto alla distruzione della mia impresa e la distruzione di milioni di piccole e medie imprese italiane. Per quello che riguarda il sottoscritto, la cosa paradossale è che qui non stiamo parlando neanche di direttive europee, perché la mia impresa è stata distrutta e paralizzata non da come si pensa e qualcuno erroneamente racconta, da una direttiva europea che è la Bolkestein, che effettivamente ha fatto dei danni, ma in realtà non era questo mostro insuperabile la direttiva Bolkestein. Non so se lo sapete, ve lo dico, è quella direttiva che in buona sostanza stracciava tutti i contratti demaniali di tutte quelle piccole e medie imprese, ma per lo più stiamo parlando di piccole imprese a conduzione familiare. E poi, al di là del fatto che anche nella mia categoria, come in tutte le categorie, ci sono i cialtroni, i furbastri e i grossi mafiosi, pazienza, ci sono dappertutto, ma sono quelli che appunto hanno approfittato e approfitteranno di questa direttiva europea, la Bolkestein, che straccerà appunto, che vorrebbe stracciare tutti i contratti dei piccoli concessionari per metterli in un bando di gara internazionale e per ciò che noi piccoli imprenditori gareggiassimo con banche, mafie, multinazionali e i soliti e inevitabili amici degli amici, come succede spesso in Italia, come è successo poi d'altronde con la mia impresa, La Voce della Luna, che però oltretutto è stata paralizzata nascondendosi dietro il dito della Bolkestein, no? Dicendo tutti i politici, sia nazionali che nostrani qua locali, si nascondevano dietro purtroppo c'è questa direttiva, cosa che non era vera, nel senso che sia i nostri politici nazionali che locali avevano gli strumenti giuridici e politici per poter superare la Bolkestein. Lo stesso movimento molto spesso ha usato questa frase che non c'è nulla che un governo non possa fare se c'è la volontà politica, e questo è molto vero. Parliamo del Movimento 5 Stelle di Trieste. Sì, e questo è molto vero, è tanto vero che in effetti sapevamo tutti quanti che c'erano sia gli strumenti giuridici e politici a livello nazionale ma anche locale. Ma non li hanno usati. Perché non li hanno usati? Mi pare abbastanza evidente, non c'è bisogno che lo dica, è perché c'erano la torta delle concessioni balneari faceva gola, molta gola, appunto, a banche, mafie, multinazionali di tutta Europa e sempre i soliti amici, cosa che poi è avvenuta con La Voce della Luna. Ma la cosa peggiore è che le banche, le multinazionali, le mafie non hanno bisogno neppure di partecipare al bando di gara, no? Come volevano farci partecipare noi piccoli imprenditori, perché tanto è vero che la multinazionale che si è impossessata della mia impresa non ha dovuto neanche partecipare al bando di gara, che diciamolo chiaramente, perché in questa storia tutto
tutti hanno nomi e cognomi. Allora c'è la Pacorini Group insieme a Paolo Fontanotti, il Pane Quotidiano, che la Pacorini Group è una grossissima multinazionale, potentissima, che ha, si è sbranata la voce della luna senza aver bisogno neppure di partecipare al bando di gara. E questo praticamente è il copione di un film che noi sapevamo già che sarebbe andato a finire così. Però allora avevano bisogno di passare questa narrazione all'opinione pubblica che era giusto che, insomma, che tutto fosse liberalizzato, no? Le famose liberalizzazioni, ma tutto fosse liberalizzato per chi? Non certo per il popolino, per le banche, le mafie e il multinazionale. Questo era evidente, era questo il gioco che volevano fare. Tuttavia, la responsabilità maggiore di tutta di questa vicenda particolare della Voce della Luna, della mia impresa, la maggiore responsabilità ce l'ha proprio il Comune di Trieste, perché proprio in virtù di alcune disgrazie che io ho avuto in questi negli ultimi anni, che sono una mareggiata, che è stato un incendio e due mareggiate, no? E paradossalmente non è stato questo, perché dopo l'incendio dopo le mareggiate, nonostante fossero delle cose che avrebbero destabilizzato chiunque, io comunque avevo la forza economica e professionale per riprendere e rimettere in piedi la mia impresa, come ho sempre fatto, come ho fatto dopo l'incendio, come ho fatto dopo la prima mareggiata, e dopo la seconda mareggiata non ho potuto farlo proprio perché appunto si nascondevano dietro questa famigerata direttiva Bolkestein, no? E quindi a un certo punto io mi sono ritrovato senza più una concessione, però con un sacco di debiti, perché io, ricordiamolo, che in virtù di un titolo certo di una concessione ho potuto creare quell'impresa, ed era un'impresa sana, bella, produttiva, dava lavoro a me e altri 15 dipendenti, ed era l'unica mia impresa, unica fonte di vita e di reddito, il frutto di anni e anni di lavoro, di sogni, di investimenti, di passioni, cioè è una vita di lavoro, e cancellati perché c'erano questi politici che si nascondevano dietro la direttiva Bolkestein. Io chiedevo sempre, l'unica cosa che io chiedevo a tutti i politici, dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza al governo centrale, datemi un non è possibile che si possa paralizzare un'impresa di questo tipo, di un cittadino italiano, e stracciare un contratto in maniera retroattiva, perché stiamo parlando praticamente di una legge retroattiva, ma come, cioè, le leggi se casomai le fai da qui in poi, ma non di quelli che hanno già investito, si sono già esposti economicamente. Io ho ipotecato una casa, ho fatto dei debiti, ma cioè, voi non potete togliermi la concessione dopo avermi dato la concessione, dopo avermi fatto investire, dopo avermi fatto indebitare mi togliete la concessione, ma va da sé che mi rovinate, no? Cioè, vuol dire, no, non ci vuole una grande in mente per capire questo, no? E per cosa fare? Per rovinare i più piccoli come me e mettere le aziende nelle mani delle multinazionali. Era questo il giochino, ma questo giochino noi lo sapevamo già che sarebbe andato a finire così. Però, ripeto, tuttavia, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, proprio in virtù della calamità naturale, aveva delle leggi, strumenti di legge che gli consentiva di superare tranquillamente la Bolkestein facendomi un'estensione, se una semplice estensione della concessione fino a 20 anni, proprio in virtù degli investimenti fatti e quelli che sarei dovuto andare a fare, punto e fine. Una cosa molto semplice, tra l'altro l'hanno fatta diversi sindaci in tutta Italia proprio per salvare i propri imprenditori, ma questo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, non l'ha voluto fare. Il perché, insomma, l'abbiamo capito. Bisognava mettere la mia impresa nelle mani di una multinazionale, cosa che hanno fatto. No, però l'aggravante di questo sindaco qual è? L'aggravante è che a un certo punto si sono resi conto che attraverso le mie, sapete che io ho fatto un sacco di manifestazioni, ho dovuto fare veramente anni di, ho sputato sangue, una via crucis, ecco, perché volevo specificare questo, Marcello, lui, allora, sono 8 mesi, cioè quasi un anno, ripeto, quasi un anno, perché già tutto questo che vi ha raccontato è allucinante, ma ancora più allucinante che lui sono più di 8 mesi, cioè quasi un anno che vive su questa gru, abbandonato a se stesso, da solo, senza che nessuno faccia nulla per lui, nessuno. Sì, questo è l'aggravante.
l'aggravante sull'aggravante. Esattamente. Perché allora, questo sindaco di destra, di estrema destra, no? Stiamo parlando di un sindaco che va in giro per la città di Trieste, che saluta la gente col saluto romano, cioè, voglio dire, tanto per darvi la dimensione del personaggio, voglio dire, stiamo parlando di una città come Trieste, che vi ricordo è la città della Risiera di San Saba, uno dei campi di sterminio tra i più feroci d'Europa. Noi oggi ci ritroviamo nel 2020 un sindaco che saluta la gente col saluto romano, cioè, e da qui potete capire che cos'ha nella testa questo personaggio, e da qui scende tutto il resto. Stiamo parlando di un sindaco che non si fa nessun scrupolo neppure davanti ai bambini, e sfodera il doppio dito medio davanti ai bambini. Se andate sulla sua pagina vedrete le foto e i video di quello che sta dicendo. Queste sono tutte foto documentate, non sono neppure foto che ho fatto io, sono foto che girano, che sono finite su tutti i giornali, è una roba pazzesca quello che si permette di fare questo sindaco, che io credo che in una città normale, in un paese normale, sarebbe stato cacciato in 10 secondi, ma a calci nel sedere. Cioè, un sindaco che si permette di fare una roba del genere è qualcosa di aberrante. Va da sé che poi tutto il resto scende di conseguenza, poi diventa quasi normale, e vorrebbero far passare per normale che una persona, un essere umano, possa stare su una gru da 8 mesi nell'indifferenza più totale, e vorrebbero normalizzare tutto questo, no? Questa portare avanti questa sottocultura primitiva per spaventare la gente, per dire state attenti, perché se alzate la testa, se vi ribellate, fate la fine di Finizio. Vedete, Di Finizio si ribella, però non succede niente. Perché? Perché siete un popolo, fondamentalmente siete un popolo di pecore. Vedete, noi possiamo farvi quello che vogliamo, possiamo massacrarvi, possiamo mostrarvi una cultura della peggiore che ci possa essere su questo pianeta, possiamo salutarvi col dito medio o col saluto romano, tanto non ci fate niente. Noi siamo qui e siamo inossidabili, possiamo massacrare i vostri concittadini, calpestarli, umiliarli, farvi perdere tutto. Io ricevo minacce, insulti, inviti a togliermi la vita tutti i giorni, ecco. Addirittura attraverso una TV locale, che è Tele 4, questa TV che è totalmente nelle mani di questo sindaco. Vorrei dire una cosa, tra l'altro io, essendo che vedo lui è qui da più di 8 mesi, io seguo Marcello da 7 mesi, e io seguendo la sua pagina, poi vi metterò il link e comunque potete cercarlo su Facebook, La Voce della Luna di Marcello Di Finizio, e cioè io leggo dei commenti che sono veramente bestiali, cioè io non so questi cittadini italiani se vogliamo chiamare cittadini, per me sono degli animali. No, ma sono tutti sostenitori di questa linea politica. Ma io voglio solamente dire questo, quando parlano di Marcello, che dicono ma va che star lì sopra, vai a lavorare, offese di questo tipo, del tipo che lui fa le fughe, se ne va dai familiari a dormire e tutte queste cose qui. Voglio dire che siete dei buffoni, e lo dico qua proprio pubblicamente a tutti quelli che scrivono queste puttanate, perché se aveste un minimo di dignità, c'è anche chi ha scritto che Marcello è molto curato per essere qui da 8 mesi e mezzo, cioè veramente una cosa incredibile, solo perché un uomo c'ha della dignità, oltre a essere bastonato da tutto, non è che deve bastonare anche se stesso, con della dignità. Se voi aveste questa dignità e soltanto l'1% del coraggio di quest'uomo, probabilmente vi fareste tutti quanti curare nel cervello, ma con un minimo di dignità, ma non ce l'avete. Questa è soltanto una premessa per rispondere a tutti quei coglioni che rispondono sui social offendendo. Però, però purtroppo tutta quella gente lì fa parte appunto di questa sottocultura che deve in qualche maniera prevaricare in questa città e poi probabilmente anche in questo paese, perché questa qua è la linea politica che stanno cercando di portare avanti tutte queste estreme destre, e quindi va da sé che questi hanno questo tipo di linguaggio greve, violento, volgare e vigliacco, ma esattamente come quello di questo sindaco, no? Questo sindaco si esprime così, si esprime proprio in maniera estremamente ignorante, volgare. Tanto c'è stato poche settimane fa un'intervista su radio, come si chiama quella di Radio Cusano Campus, esatto, sì. Che praticamente c'era un
consigliere, che credo che era un ex di un ex leghista e un ex di Forza Nuova. Ah no, su Telequattro, su Telequattro, sì. Che praticamente, anche la Zanzara mi sembra che sia stata, sì. E dove appunto insomma faceva dichiarazioni omofobe discorso degli omosessuali, che insomma sono dei satanisti, cioè delle cose che nel 2020 veramente è una cosa allucinante sentirli. Cioè, ma comunque sta di fatto che questa è la cultura che vogliono fare, imporre in tutti i modi in questa città, in questo paese, e far passare per normale. Adesso io veramente chiedo a tutti quanti se tutto questo può veramente passare per normale, perché se faremo passare per normale questo è finita, ma veramente è finita per tutti, non solo per me. No, io so già che qua mi massacreranno e mi continueranno a massacrare, ma io ho scelto di non arrendermi, di andare avanti, perché c'è, cioè, questa cosa. Io tra l'altro ho avuto un nonno che per fortuna mi ha trasmesso dei valori importanti, un nonno che si è fatto il campo di concentramento e che si è opposto al nazifascismo all'epoca ed è stato uno dei pochi che ha sopravvissuto, è riuscito a sopravvivere a un campo di concentramento e ha vissuto parecchio, tanto da potermi passare anche a me dei valori. E quindi davanti a queste cose io non mi posso fermare, non posso permettere che tutto questo veramente avvenga. Forse sarò un Don Chisciotte, pazienza, però viva Dio, da qualche parte bisogna cominciare, no? Alzare la testa, perché se abbasseremo tutti la testa, cioè loro non fanno altro che a spostare l'asticella dei valori, no? Come hanno fatto insomma negli anni 30, vuol dire, qua hanno costruito un campo di sterminio, mica da un giorno all'altro. I campi di sterminio si costruiscono un po' alla volta, spostando l'asticella dei valori, ed è quello che stanno facendo oggi, stanno spostando nella nostra testa di tutti quanti, di tutti gli italiani, l'asticella dei valori, e finché si stanno permettendo, abbiamo già visto, sono già andati oltre, cioè, si spingeranno anche ancora oltre se noi permetteremo che loro lo facciano. È questo che dobbiamo capire tutti quanti, che dobbiamo in qualche modo opporci. Io non credo che ci sia bisogno di sparare, di usare la violenza, ma di attivarsi, di muoversi, di fare qualcosa, perché sennò è davvero finita, ma finita per tutti. Allora, guarda, voi capite bene la sua rabbia, e poi devo dire, io l'ho trovato anche molto calmo. Io probabilmente non sarei neanche più lucido dall'incazzatura. Detto questo, voglio dirvi anche che da 7 mesi abbiamo fatto insomma delle cose con Marcello e con il Movimento 5 Stelle. Io mi sono prodigato perché affinché, anche se Patuanelli, essendo di Trieste ed essendo stato consigliere comunale di Trieste, conosceva già questa persona, di persona, insomma, sono riuscito a rifarli mettere in contatto, e Patuanelli è venuto qui già diverse volte, direttamente da Marcello, e diciamo che qualcosa sembra che possa muoversi. Naturalmente si sono mosse altre persone grazie anche all'intervento di Patuanelli, come la Sabrina De Carlo, che però è ancora tutto in stand-by. Ripeto, qualche spiraglio si vede, però è ancora... Io dico solo semplicemente questo, spero veramente, ma è proprio l'ultima speranza, perché poi dopodiché, se non succede niente, veramente allora sarà un segnale per tutto il paese che è finita, ma finita, cioè non c'è più nessuno che ci viene a salvare. Io ho creduto, ho sperato nella cavalleria dei 5 Stelle, cosa che, come Antonio sa, io sono stato un sostenitore del movimento, e ho veramente ho sperato e pregato che veramente fossero quegli apritori di scatolette di tonno. Noi qui c'è un comune che veramente è una scatoletta di tonno avariato che sarebbe stato da aprire, però è ancora lì e fanno quello che vogliono, e se ne sbattono di tutto, e perché probabilmente sentono, per il momento sentono di non avere nessun tipo di opposizione. Questo è drammatico, perché è questo quello che sta dicendo questo sindaco dal saluto romano: io qui non c'ho nessuno che
che si oppone alla mia linea politica. No, non ci sono destra, non ci sono sinistra, c'è sinistra, non ci sono gialli, verdi, rossi, non c'è nessuno, io faccio quello che voglio. E questo è drammatico. E io speravo veramente che 5 Stelle venissero qui a aprire questa scatoletta di tonno. Al momento non è successo. E ho ancora una debole speranza che questo accada, che arrivi questa benedetta cavalleria e venga ad aprire, a stanare questo ciarpame umano che sta facendo le peggiori schifezze, le peggiori nefandezze in questa città. E se non succederà vuol dire che... Tenete conto che siamo a Trieste, c'è un movimento, il Movimento 5 Stelle di Trieste, che comunque era presieduto anche da Patuanelli, quando, prima ancora di diventare ministro, e poi dopo appunto lui è diventato ministro, ed è successo che, insomma, qui di banchetti comunque del Movimento 5 Stelle di Trieste, qui io, se fossi stato qui dentro al Movimento 5 Stelle, avrei fatto banchetti permanenti, non in piazza ma davanti a questa gru, nel piazzale del parcheggio del molo, per ricordare la situazione di questa persona, perché ripeto, abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle anche leggi bellissime, come quelle contro la violenza sulle donne e contro la violenza sugli animali. Ma secondo voi lasciare un uomo, un imprenditore, dove gli hanno portato via tutto, e non perché è stato lui che è fallito, ma gli hanno portato via tutto perché non è stata data la possibilità di andare avanti con la sua azienda, lasciato solo, abbandonato su una gru per quasi un anno, ripeto, 8 mesi e mezzo, senza contare che è una battaglia che lui porta avanti da ormai 9 anni, quasi 10 anni, quindi non è una cosa di poco tempo fa, è una cosa di tantissimo tempo. In un ultimo si lasciano 8 mesi e mezzo una persona alla mercé di tutte le intemperie, con il rischio di morire, perché ragazzi, qui vi garantisco che vedere da vicino fa paura, ma fa paura. Cioè io vi dico, io ho fatto lanci col paracadute a 4500 metri, cioè io solamente a pensare di salire fin là sopra mi sarei cagato addosso, l'avrei fatto se me l'avessero permesso, perché volevo dimostrare a Marcello che io sono con lui, non solamente qui a Trieste, non solamente qui nella prima base, ma sarei voluto salire su e farvi vedere cosa si vede da lassù, come vive lui, ma non me l'hanno permesso e non voglio neanche creare problemi, perché qui li devono portare da mangiare. Se io avessi fatto qualche stronzata e avessi forzato la cosa, probabilmente gli avrebbero impedito anche di far arrivare i familiari, e questo non lo si deve permettere, che almeno c'è da mangiare. Detto questo, il concetto è che non si può lasciare una persona, ma neanche dopo 8 ore o dopo 8 giorni, dopo 8 mesi e passa, su una gru, rischiando la vita tutti i minuti, perché se questo vola giù perché mette un piede messo male o perché la bora gli arriva all'improvviso e lui non se lo aspetta, questo vola giù e muore. E questo non l'hanno ancora capito, questi qua, questi o se ne fottono o sono idioti che non l'hanno capito. Quindi non si scappa da questa cosa. Sicuramente siete d'accordo con me su questo e siete d'accordo sul fatto che questa persona in qualche modo deve essere ascoltata dalle istituzioni, non del posto, perché abbiamo già visto che queste del posto non vogliono ascoltare, ma quantomeno dal nostro governo, dal Movimento 5 Stelle. Da questo punto di vista ci sono delle aperture, ripeto, Patuanelli si è già messo in contatto con lui. Beh, Patuanelli è una delle poche persone, per fortuna, a cui io non devo spiegare niente, lui conosce molto bene la vicenda, l'aveva già affrontata a suo tempo e si era già apertamente schierato più volte dalla mia parte, anche perché le carte parlano chiaro, la storia parla chiaro. Ma ci sono anche i video dei meetup del Movimento 5 Stelle di Trieste. Non solo, quindi. Ma poi voglio dire, a lui per fortuna non devo raccontare chi è questo sindaco. Poi sei venuto qui due volte, sì, evidentemente si conosce bene le cose. Conosce molto bene la situazione e sa bene di chi stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando. Adesso io mi auguro veramente che Patuanelli muova il movimento in questa città, ma tutto il movimento, tutta la gente, ma non solo il movimento, ma tutta la gente di coscienza, di un minimo di intelligenza, perché ormai, cioè, questo deve essere chiaro a tutti, perché se si permettono di fare questa cosa qua sotto gli occhi di milioni ormai di persone, perché questa vicenda ormai sta venendo
a galla, ma è sotto gli occhi di milioni di persone. Se tutto questo noi lasceremo e permetteremo che diventi normale, diventerà normale anche altro, e peggio ancora, e si permetteranno di farvi qualsiasi cosa, e questo non lo dobbiamo assolutamente permettere. E quello che è questa vicenda è agghiacciante, è surreale, non può esistere una cosa del genere. Siamo in un paese, dovremmo essere in Europa, nella civile Europa, nella civile Italia democratica, e invece siamo peggio di un paese dell'Africa, sembra di stare nel Burkina Faso, dove tutto è possibile. E ovviamente questo sindaco, no, cioè la sinistra italiana non sta facendo niente, la sinistra qua è diventata proprio l'altra faccia della medaglia di questo sistema turbocapitalista, che appunto toglie il lavoro ai piccoli imprenditori per metterlo nelle mani dei grossi. Il principio qual è? Togliamo ai più piccoli per dare ai più grossi, affinché diventino sempre più ricchi e più grossi. E cioè, questo è il senso, spostare la ricchezza nelle mani dei colossi mondiali, internazionali. E questo è quello che stanno facendo, e per questo che questa cosa cercano in qualche modo di silenziarla, di nascondere il più possibile. Però questa storia sta raccontando questo, ma lo sta raccontando in maniera sfacciata, perché è proprio si potrebbe fare proprio un cartellone di questa storia e raccontare uno delle tante espressioni del neoliberismo, del turbocapitalismo, come lo volete chiamare, in Italia. Vi voglio raccontare quest'ultima cosa che è successa pochi giorni fa. Allora, intanto io avevo deciso di venire qua in questa giornata perché sapevo che c'era anche qui Patuanelli, che purtroppo ha avuto una persona che è venuta a mancare in famiglia, e in questi giorni c'era il funerale, quindi avevo piacere di vedermi qua con lui, e poi invece ho dovuto ripartire per Roma. Ma ripeto, con lui sono fiducioso che qualcosa si muoverà. E naturalmente le cose che stanno accadendo qua ormai la conoscono in tanti, vi garantisco che ci sono venute delle radio, sono venute delle TV, addirittura l'altro giorno si è stato contattato dalla RAI, sì, dove... perché dovevano fare questa qua, io ve la voglio far raccontare da lui, perché è dell'incredibile, ragazza, dell'incredibile, sentitela. È pazzesco, dovevano fare una diretta qui, mi hanno fatto tribolare con cercando delle app su... volevano che io recuperassi un iPhone, perché solo attraverso l'iPhone potevano fare la diretta, e insomma mi hanno chiesto se potevo farmi prestare, come se io fossi una specie di albergo, potessi farmi prestare da qualcuno un iPhone, io sono semplicemente uno smartphone non banalissimo, e insomma come se una persona in queste condizioni fosse in una situazione così privilegiata da potersi andare a comprare anche un iPhone. Poi mi hanno fatto scaricare delle app eccetera, poi alla fine non hanno fatto niente, con la scusa che alla fine evidentemente hanno ricevuto da qualche parte un out, probabilmente, e mi hanno detto, con la scusa che praticamente non riuscivano a fare il ponte radio causa il vento nel 2020. Stiamo parlando di ponte radio, cioè neanche se roba da anni 70, cioè si poteva fare tranquillamente, cioè, con Skype o con Facebook, con WhatsApp, con qualsiasi roba, e loro dovevano fare il ponte radio con come se fossimo ancora negli anni 70. Ma insomma, siamo, quindi capite, livelli. Che insomma c'è anche del movimento, c'è dietro questo che va contro insomma certe iniziative di Marcello. Marcello sta facendo di tutto con la sua pagina, attraverso di noi, di far muovere le coscienze agli italiani, perché è chiaro che più siamo e mi raccomando, dovete divulgare questo video party in tutte le vostre pagine, e per chi non è potuto essersi collegato adesso, non c'è, va bene, lo potete divulgare dopo, perché vi ho avvertito in ritardo, me ne rendo conto, però è troppo importante che noi facciamo questo, facciamo conoscere questa storia. L'importante è non far passare per normale ciò che normale non è. Questa cosa non sarà mai considerata normale in un paese veramente democratico e civile. Se noi faremo finta di niente e questa cosa diventerà normale, Dio solo sa che cosa diventerà normale in questo paese. Oggi tocca a lui. E siamo già andati oltre, e con questa storia siamo già andati oltre. Cioè,
Mi fa paura dover camminare in questa città e pensare che appunto io inorridisco solo al pensiero che ci sia una persona così, così malvagia, che cammina in questa città e che è capace di fare tutto questo, no? Cioè, questo sta accadendo veramente, questo non è un film, questo sta accadendo. Se io E questo. fossi, se io do un consiglio a questo sindaco, se ci fosse lo 0,0001 possibilità di aiutare questa persona, o non ne hai per niente, caro sindaco, io come sindaco di questa città, per dimostrare la mia onestà e la mia buona fede, sono io che vengo qua tutti i giorni sotto la gru a pregare questo cristiano di No, venire aspetta, giù dalla guarda gru. che ti stavo raccontando prima una cosa che è importante da capire, che è quella cosa che veramente fa saltare dalla sedia a tutti quanti, perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che mi ha fatto risalire su questa gru, è stato il fatto che questo sindaco, dopo tutti questi anni di calvario che ho dovuto passare per vedere rispettati i miei diritti, a un certo punto è stato sollecitato dal governo centrale, dall'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano, che faceva parte comunque del governo giallo-verde, è stato sollecitato a trovare una soluzione, cosa che sembrava essere stata trovata, perché questo sindaco, pensate un po', mi ha a un certo punto messo un po' spalle al muro dal governo, non solo dal governo, ma dalla questura di Trieste, che era totalmente informata dei fatti. La questura di Trieste sapeva tutto quello che è successo con la voce della Luna e quello che aveva fatto questo sindaco, dall'ex prefetto Anna Paola Porzio. A un certo punto, messo spalle al muro, questo sindaco ha la bella idea di propormi una location alternativa per riparare a questo danno. E mi fa fare addirittura, attraverso sempre il governo, mi fa fare un progetto per un'area, una nuova area da infrastrutturare, e mi fa fare un progetto e poi sparisce. Poi per qualche mese sia il governo centrale che la questura, che la prefettura gli hanno corso dietro e dire: ma com'è? Scusate, ma allora adesso gli avete fatto fare un progetto, gli avete promesso questa nuova location, beh, insomma chiudete. E poi alla fine questo sindaco in realtà sparisce, scompare, e poi si scopre che addirittura mi ha fatto fare un progetto su una location che non era neanche di proprietà del comune. Quindi rendetevi conto, c'è la testa di quest'uomo, oltre il danno anche la beffa. Cioè ha beffato non solo me, ma ha beffato anche il governo, ha beffato la questura, la prefettura, ha beffato tutti. E per questo che a un certo punto ho deciso: beh, a questo punto mi tocca fare da solo e mi tocca mettere a rischio la mia vita per far emergere questa cosa, perché questa è la cosa più grave che ha fatto questo sindaco. Cioè, pensate che lui mi ha fatto fare un progetto nuovo per una nuova impresa su un'area che non era sua. Cioè, siamo a questo. Se non c'è malafede, comunque c'è incompetenza. E Ma sì. poi parlano di competenti a noi altri, no? E questa è la classe politica che è qui da 25 anni. Sì, ma questa cosa è talmente allucinante, ma qua ormai siamo andati oltre su tutti i fronti, su tutti i versanti. E questo è successo, però questo è successo veramente. Ragazzi, allora, intanto, ripeto, io ho voluto fare questo video oggi perché non vi avevo parlato di queste cose, perché sapete che io non sono abituato a fare video party o farvi conoscere quello che faccio io come attivista. Non mi interessa, ma questa cosa è diventata veramente allucinante. Non potevo non condividerla con voi, e visto che comunque ha mosso il ministro Patuanelli, io voglio dare anche i ringraziamenti sia a Patuanelli, voglio ringraziare personalmente intanto perché se siamo arrivati comunque a far parlare Marcello con Patuanelli per cercare di trovare una soluzione che ancora non c'è nessuna soluzione, però quantomeno si è parlato, si è provato a vedere un po' di cose. E voglio ringraziare le persone che si sono impegnate con me, per far sì che, insomma, questo gruppo di persone si mettesse intorno a Marcello, che sono Gianluca Perilli, che è il nostro capo
nel capogruppo al Senato, e appunto Patuanelli che si è prodigato appena gli è stato chiesto. Io non credo, io veramente penso che non sia possibile che un governo non abbia la forza politica e istituzionale di mettere spalle al muro un sindaco che si è permesso di fare tutte queste schifezze e costringerlo a rispettare gli impegni e a trovare una soluzione. Ma le soluzioni, ripeto, come diceva anche Di Battista, ma lo hanno detto in tanti, ma non ci sono cose che non si possono fare se c'è la volontà politica di farle, e io sono convinto di questo, e quindi qui bisogna portare assolutamente qui a Trieste l'autorità del governo a 5 Stelle in questa città, mostrare veramente che hanno ancora l'autorità, la forza politica istituzionale di muovere le cose, perché se non lo fanno adesso che sono al governo, allora è finita, non ce n'è più nessuno, perché prima eravamo la posizione e possiamo capire che certe cose non le potevamo fare, ma adesso siamo al governo. Adesso ragazzi, io lo dico molto più chiaramente di lui ci è girato intorno, adesso è il momento di tirar fuori i coglioni. Basta con le chiacchiere, basta con i giri di parole, basta con, come dice Alessandro Di Battista, fare il politicamente corretto. No, qua bisogna essere politicamente scorretti, qui bisogna andare ad azzannare ai calcagni queste persone, bisogna assolutamente fare qualcosa, tirar fuori le palle e fare qualcosa. Mi rivolgo sicuramente a Stefano Patuanelli, che comunque... Sì, anche perché questi si puliscono, cioè loro applicano la linea dura, cioè sono sfacciati, spregiudicati, senza scrupoli, malvagi, proprio si puliscono, cioè sta passando il messaggio che un sindaco che fa tutte queste schifezze si può pulire le scarpe sulla testa di un ministro come Patuanelli del governo centrale, si può pulire le scarpe su chiunque, perché tanto dice, tanto ecco, nessuno ecco, gli farà ecco, niente. Ecco, ci siamo dimenticati di dire una cosa importante: Patuanelli è venuto già a Trieste, ha avuto un incontro sia col prefetto che col sindaco, senza naturalmente trovare una soluzione di nessun tipo, perché da quest'altra parte non c'è nessuna intenzione di risolvere questo problema, soltanto chiacchiere e bacetti e affetto e simpatia, che per fortuna, ripeto, visto che in questa riunione è stato detto che a Marcello Di Finizio qui a Trieste tutti gli vogliono bene, per fortuna che gli vogliono bene, perché se gli volessero male non lo facevano più stare su una gru, l'avrebbero già cecchinato e buttato giù con un tiratore scelto. Ma vi rendete conto che c'è un sindaco che si riempie la bocca dopo tutto quello che ha fatto? Ma stiamo parlando di questa forma mentale che è pazzesca. Questo signore si permette di dire davanti a un ministro che loro mi vogliono tanto bene e che mi vorrebbero aiutare, ma vi rendete conto? 8 mesi sulla gru e loro mi vogliono tanto bene. Cioè, se mi volevano male cosa mi facevano? Mi impiccavano. È proprio questo il discorso, per quello che bisogna dire basta, tirar fuori le palle. E io mi rivolgo ai nostri, adesso non siamo più all'opposizione, non abbiamo più la scusante di dire ma siamo all'opposizione, non possiamo fare nulla. No, adesso siamo al governo e abbiamo il dovere assoluto di fare qualcosa. E non solo nei confronti di Marcello, nei confronti di tutti i cittadini, perché lui rappresenta comunque il cittadino, quello che si è trovato. Io penso di poter tranquillamente rappresentare milioni di piccoli imprenditori di tutta Italia, io posso, ma non solo. Tra l'altro, due o tre giorni fa c'era qui, cosa che non ha mai fatto, ripeto, neanche il sindaco e altre persone, c'era qui una delegazione che è venuta qui a manifestare sotto la gru di Marcello e poi è andato dal sindaco a chiedere spiegazioni, e racconta chi erano. Era una piccola delegazione di balneari toscani che sono venuti qua per sostenermi e per poter andare a tirare la giacchetta al sindaco, che naturalmente che ovviamente ha cercato di... Quando ha capito che, perché questo sindaco era convinto di ritrovarsi davanti 4 vecchi rincoglioniti, invece si è trovato delle persone adulte, acculturate e ben informate
la questione. In più c'era anche mia sorella, che è una persona che si conosce molto bene la situazione, che parla anche meglio di un avvocato, e quindi quando si è trovato queste persone ha tentato la fuga 3 volte e voleva andarsene via, perché ovviamente lui di fronte a domande dirette e pertinenti lui non risponde, lui scappa e non ha trovato altri argomenti che dire appunto che lui mi vuole tanto bene e che però insomma non sa che cosa fare, non ha le leggi che gli possono aiutare ad aiutare, no, in realtà, Marcello. In realtà lui strumenti ce n'è ancora, semplicemente non li vuole usare, perché ovviamente lui tra poco finirà anche il mandato, se ne andrà a casa e tanti saluti, ma a lui questo non interessa. Lui, ormai hanno fatto il danno, ormai la mia impresa è nelle mani di una multinazionale, e lui pensa che continuando a fare la linea del facciamo finta di niente, tutto si metterà a posto, ma non sarà così. Ok, io credo che insomma vi abbia spiegato molto bene tutto e che abbiate capito il perché appunto sono qui oggi con questa diretta. Avete capito l'importanza, vi prego di condividere tutti, andate a scrivervi anche voi nella pagina di Marcello La Voce della Luna, e lo trovate su Facebook, così potete condividere anche i suoi video, potete condividere quelle che sono le sue comunicazioni, perché l'unica cosa che può fare lui da lassù è questo, cercare di comunicare la sua sofferenza, quello che gli hanno fatto e quello che potrebbero fare a chiunque di noi che si trovi in questa situazione in cui si è trovato lui. La forza siamo noi che dobbiamo aiutarlo, siamo noi che siamo al governo e noi dobbiamo dare una mano. La cosa importante adesso è proprio è venire qua, arrivare con tutte le forze possibili. Io chiedo intanto se c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle di Trieste che sicuramente segue anche lui la diretta, perché siamo stati avvertiti, e venite qui, fate un banchetto permanente e davanti a questo con le istruzioni di Marcello. Qua devono venire parlamentari, senatori del Movimento 5 Stelle, le TV dovete portare e raccontare questa storia. Non permettete, ve lo ripeto, non permettete che questa cosa diventi normale. Io so che Sabrina, che con cui tu hai parlato, con cui sei stato messo in contatto. Guarda, Sabrina De Carlo, che è Commissione Diritti Umani, cioè io speravo di vederla qui H24 giorno e notte, purtroppo ancora. Diciamo che comunque si sta cercando di organizzare qualcosa e speriamo che lo si faccia presto, perché non è che qui lui è in un hotel, non è che dire fra 15 giorni forse ci possiamo riuscire, qua 15 giorni significa che sono 15 giorni in cui lui rischia la vita, non è in albergo, quindi dobbiamo anche stare attenti a dare delle date così lunghe, cerchiamo di stringere i tempi. Questa persona è qui da 8 mesi e mezzo e non possiamo permetterci di chiedergli di stare ancora un giorno in più. Ogni giorno in più che ci sta è un giorno in più a cui lui gli va di culo, che non vola giù, e questo lo dobbiamo capire. Quindi quando si fanno delle cose bisogna farle con della testa. Riuscire a organizzare una manifestazione qui per gente come noi, se l'abbiamo fatto nelle piazze lo possiamo fare anche qui, e ci vuole un giorno, 2 giorni, 3 giorni, non 20 giorni. Quindi per favore metteteci la faccia come ho fatto io tutti quanti e fate in modo che questa cosa qui venga il più possibile diffuso anche in tutti i media, perché solamente facendo sentire questa voce, la voce della Luna, riusciamo a risolvere forse il problema. Quando questa delegazione è stata all'interno del comune per la delegazione dei dei piccoli imprenditori balneari, e gli hanno chiesto, hanno cercato di fare delle domande dirette al sindaco, che ha glissato ovviamente come fa sempre, no? E gli hanno chiesto, ma visto che avevate questa possibilità di superare la Bolkestein, perché noi lo sappiamo, perché tra l'altro loro vengono da alcune città d'Italia dove questo, i sindaci
l'hanno fatto, hanno fatto semplicemente questa estensione con un banalissimo atto formale, ma poteva anche essere altro, ma insomma si poteva tranquillamente fare. Io a quest'ora avrei superato tranquillamente questo problema, non avrei dovuto passare questo calvario. E naturalmente lui non ha risposto, no? E gli hanno chiesto direttamente: ma perché non ha usato questi strumenti se ce l'aveva? E questo è glissa. E poi gli hanno chiesto: ma perché gli avete fatto fare un progetto su un'area che non era neanche del comune, no? E anche questo lui ovviamente glissa. E poi gli hanno chiesto: ma scusate, ma con Patuanelli che cos'è che avete proposto quando vi siete incontrati? E lui ha detto: ma noi volevamo tirare su una colletta, ma vi rendete conto che tirare su una colletta, cioè chiedere l'elemosina ai cittadini dopo che voi avete fatto il danno, non sta in piedi, no? E lui risponde: noi abbiamo fatto anche altre proposte, no? E Patuanelli lo sa, è l'avvocato di Definizio, lo sa, però sta di fatto che sia Patuanelli che il mio avvocato hanno detto che non c'erano state altre proposte sul tavolo che questa dell'elemosina, e lui cercava di scaricare la colpa su Patuanelli. Questo lo sappiamo per certo, che non c'era, sì, nessun'altra proposta. No, questo assolutamente non c'era, perché Patuanelli lo potrà confermare, ma lo conferma anche il mio avvocato, che non sul tavolo. Lo confermo anch'io, che ho parlato con Patuanelli. Non c'è nessun'altra proposta che questa. E quindi insomma stiamo parlando sempre di questo, delle solite cialtronate di questo sindaco. Ascoltami, allora, niente, come vogliamo, tu adesso sicuramente, sì, devi risalire su, sì, e anche perché non ho molto tempo io per stare, sì, qui purtroppo. Lì ci sono delle persone, anche sono delle attiviste del Movimento 5 Stelle. Aspetta che ve le faccio vedere, ci sono. Ecco. Ciao ragazze! Ok. E per fortuna che ci sono loro che anche mi sostengono, una delle poche persone che dei 5 Stelle rimasti qua in questa città, che ormai mi dispiace dirlo, ormai questa è una cosa mi dispiace veramente dirlo. Prendo spunto da quello che tu dici, perché una delle nostre forze era proprio questo, cioè il vero attivismo non è quello di andare in giro con i volantini dentro al proprio condominio, il vero attivismo è quello di stare vicino a queste persone. È quello di stare in mezzo alla strada, in mezzo alla gente, e cercare di dargli una mano. Va bene fare i banchetti, va bene tutto, ma non ci allontaniamo. Per fare attivismo vuol dire fare questo, muovere il culo e andare dalla gente che ha bisogno di aiuto e cercare di dare quello che è possibile di aiuto nostro a loro. E quindi mi rivolgo a tutti quelli che possono farlo, soprattutto di Trieste, riprendiamo a fare questo. Tutti i giorni, non una volta all'anno, una volta ogni 3 anni. Mi raccomando. Adesso salutiamo lui che deve salire e io che devo entrare, perché mi avevano detto un quarto d'ora, ma abbiamo superato già tutto. Sì, non voglio creare dei problemi. Sappiate che questa è zona internazionale, non praticamente zona franca. Non è, sì, questo è un porto franco internazionale. È un porto franco, non è neanche di... Che poi dopo, quando si capisce, qua c'è tutta una diatriba. Mettiamoci così, perché col sole non ti vedono in faccia. Okay. Questo qua c'è una diatriba, non si sa di chi sia la giurisdizione. Un giorno è un porto franco internazionale, un giorno è del governo, insomma qua non si sa. La verità è che è un porto franco internazionale. Comunque io per poter entrare ho dovuto chiedere dei permessi, perché altrimenti non potevo entrare, e sono dovuto venirmi a prendere e portarmi dentro, e mi hanno detto non salire, perché altrimenti a Marcello non facciamo più entrare nessuno. Questo naturalmente non ho potuto permetterlo né io nei confronti di Marcello, e giusto così. E comunque insomma era giusto che vi facessi vedere quello che da 7 mesi io mi sto portando dentro, e vi garantisco che con delle risposte, con delle cose che io ho sentito, veramente ho avuto il vomito e il mal di stomaco. Quindi spero che queste cose siano terminate, che si inizi a fare le cose per davvero, e quindi mordere ai carcagni, fare quello che eravamo abituati a fare quando eravamo all'opposizione. Adesso che siamo al governo dobbiamo farlo, perché quello che noi abbiamo sempre criticato a tutti gli altri è che quando erano al governo non facevano un cazzo per i cittadini. Noi ci siamo, sappiamo che noi siamo qui, abbiamo fatto tantissimo per i cittadini, il nostro governo ha fatto tanto, questo è il momento per aiutare Marcello Di Finizio. Se prima non potevamo farlo perché c'erano degli altri al governo, adesso possiamo farlo, e dobbiamo trovare la soluzione a tutti i costi. Con questo voglio
voglio salutarvi e vi saluto insieme grazie. A Marcello, lo ringrazio per il coraggio comunque che dimostra tutti quanti noi. Io mi auguro che insomma che non succeda mai nulla, perché sennò è veramente un casino, e un casino per tutti, non soltanto per Marcello che rischia la sua vita e di non vederlo più, ma veramente succederà un casino, ma per tutti, per tutti quanti. Quindi state tutti quanti in occhio e soprattutto stai attento tu, perché non è neanche giusto che uno paghi con la vita per questa gente qua. Fatevi vedere, vi prego. Assolutamente, mi raccomando, quando passate da Trieste o se qualcuno di voi può venire appositamente, anche solamente senza permesso, si può arrivare sulla banchina fatevi e poterlo vedere, salutare. Fate sentire la voce in tutti i modi, sui social, chiamate i giornali, fate girare tutto. Fate girare più che potete, ma sollecitate, chiamate, telefonate e condividete. Questa storia non deve passare in silenzio. Ok? Allora adesso vi saluto, intanto salutiamo anche lui, che intanto vi faccio vedere che se ne tornerà su con la sua gru, e noi ci sentiamo come al solito per telefono e poi dopo a presto. Ok ragazzi, allora adesso vi faccio vedere andare via lui, che capite che questa è la sua vita, si prenderà il suo mangiare e se ne andrà su, eccolo qua. Perfetto, non si può, io ho veramente un grandissimo mal di stomaco, bisogna assolutamente aiutare questa persona, io lo faccio da 7 mesi ma sono da solo, bisogna che mi aiutate tutti e aiutiamo con la nostra voce, va bene? Ciao ancora Marcello! Un ultimo saluto. Ciao! Ok, spero che abbiate capito tutto, che vi è chiaro tutto e come vi dicevo ne valeva la pena, è una storia molto importante che forse molti di voi non conoscevano e che conoscono adesso e mi raccomando, io voi sapete che sono un caterpillar, io vado avanti e ma dovete darmi una mano, dovete fare del casino, girate questo video, fatelo girare più non posso e condividetelo anche tra i parenti, tra tutto, bisogna fare del bordello, in questo modo aiutiamo anche Stefano Patonelli a fare qualcosa e a tutti quelli che si stanno iniziando a muovere, ok? Io non mollo, lui non molla, qua non molla nessuno, aiutateci a non mollare neanche voi, ciao ciao!